Il frontone di un tetto tutto in legno, in stile tipicamente sardo, sopravanza l'ingresso di un resort che ha il nome di un fiore. Lantana. Un'area piscina circondata da palme e cactus. Un piccolo paradiso di giochi per i bambini. Un resort per famiglie e coppie romantiche. Benvenuti al Lantana Resort a Pula in Sardegna. Siamo una famiglia di albergatori e mia nipote rappresenta la quinta generazione. Ciao, sono Anna, vivo in Inghilterra ma sono qui per scoprire tutti i segreti di mio nonno. Ha iniziato mio nonno negli anni 20 con un albergo a Como e in seguito con l'apertura del Gallia Excelsior a Milano, albergo famoso per la compravendita dei cacciatori delle squadre di calcio. La tradizione è continuata fino al 2003 in cui ho realizzato il progetto e la costruzione di questo resort misto di appartamenti e albergo tradizionale con una capacità di circa 100. Vai! Questa è la pintadera e nei panifici sardi il pane veniva marchiato con questo simbolo e ancora oggi alcuni panifici lo usano. Da direttore del Lantana Resort ho questa grande fortuna di dare il benvenuto ai nostri ospiti in questo meraviglioso giardino, in questo parco naturale che la famiglia Gallia ha voluto realizzare con tutta la sua energia per dare la massima accoglienza in un contesto naturale. Siamo circondati da centinaia di palme di 12 specie diverse e siamo inseriti in un'associazione Parchi e Giardini d'Italia e ogni anno ci apriamo a una visita guidata al pubblico. La ceiba speciosa raggiunge i 20 metri e la si trova in Brasile, Paraguay e Argentina. Dalla bianca fibra lanosa dei suoi frutti si ricava falso capoc, utilizzato nelle imbottiture. L'Euphorbia pallancae è una creazione del botanico ligure Pallanca. Sua caratteristica è una fioritura bianca che si presenta su tutta la pianta. L'Echinocactus platyacanthus, chiamato anche barile gigante, può raggiungere i 2 metri. Presenta in cima belle infiorescenze ed è nativo del deserto del Chihuahuan nel Messico centrale. L'Orocereus celsianus cresce in Argentina, Bolivia e Perù. Per la sua peluria bianca è anche chiamato vecchio della montagna. L'Echinocactus grusoni, o cuscino della suocera, è una pianta endemica del Messico centrale, ha un veleno urticante. Per fiorire deve arrivare ad avere dai 10 ai 15 anni. Ogni foglia dell'agave ferox ha un bordo seghettato a gancio di 2 cm e termina con una robusta spina dorsale di 8 cm. L'arginato cereus marginatus crestato proviene dal Messico centrale. Ha una caratteristica forma a ventaglio. Osservate come i germogli che fuoriescono dalla pianta non hanno assolutamente la forma della pianta madre. Il ferrocactus ha forma globulare e può svilupparsi anche in forma colonnare. Cresce nel Messico centrale e negli USA meridionali. Ha spine molto lunghe e taglienti. La gaura è una pianta perenne originaria dell'America del Nord.
per la forma dei suoi fiori è chiamata anche fior d'orchidea. Le palme da datteri erano conosciute già al tempo dei Romani. Dal 2019 la coltivazione della palma da datteri è nell'elenco dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità. Con tanto sole e poche piogge, il clima sardo è l'ideale per il melograno. Proviene dall'Asia sud-occidentale. Le sue origini sono preistoriche. La sterlizia regina, nota anche come uccello del paradiso, è una pianta originaria del Sudafrica. Sterlizia deriva da Carlotta di Mecklenburgo-Sterlitz, consorte del re Giorgio III d'Inghilterra. La regina Carlotta era un'appassionata di botanica. Il papiro ha origini in Africa tropicale, subtropicale, Madagascar e Giordania. Nell'antico Egitto era simbolo di fertilità, fecondità e rigenerazione. Il Plumbago capensis prende il nome dall'area nei dintorni del Capo di Buona Speranza, laddove ha avuto origine. Detto anche gelsomino azzurro, è forse oggi il fiore più largamente diffuso nel mondo. Inga pulcherrima, bellissima. Originaria del Brasile meridionale, dell'Uruguay e Argentina settentrionale. Alla destra di un vialetto d'ingresso alle camere del resort, una plumeria. Il conte Muzio Frangipani, nel XII secolo, creò un profumo somigliante a quello dei fiori di questa pianta. Questa è l'origine del nome Frangipani, che nel linguaggio dei fiori è simbolo di bellezza e semplicità. Un arbusto tipicamente tropicale, originario del Centro America e dei Caraibi. Le fioriture sono abbondanti, con delicate sfumature di bianco, rosa e giallo. È un soave profumo. Lunghe arcuate foglie pinnate caratterizzano l'Areca dipsis o lutescens, una bella palma da giardino originaria del Madagascar. Un'area del giardino è dedicata ad alberi tipici dell'Italia insulare e meridionale. Un maestoso olivo centenario domina la scena. I limoni sono originari dell'India e dell'Indocina, ma l'origine è alquanto incerta. Probabilmente sono ibridi del cedro e della limetta. Fin dalla sua nascita, intorno al 2004, abbiamo impiantato tutto il giardino, ogni singola pianta. Pensare a com'era questo posto 16 anni fa, come è diventato adesso, c'è una bella differenza. Thank you.
Famiglia Galli ha sposato un progetto di sostenibilità e nella sua idea ha voluto sviluppare questo bel parco di pannelli fotovoltaici che servono addirittura a coprire un 50% dei nostri consumi. Insieme alle energie rinnovabili abbiamo dal 2019 installato una colonnina di ricarica per le macchine elettriche. La spiaggia di Nora dista circa 2 km di strada a sud-sud-est dall'Antana Resort. Una navetta giornaliera porta gli ospiti dell'Antana qui in pochi minuti. In questa piazza ogni anno, ai primi di maggio, si conclude una processione storica che, partita da Cagliari, arriva qui per commemorare il martirio di Sant'Efisio. La laguna della spiaggia di Nora è delimitata da una scogliera che la ripara dal vento. Sulla sinistra la torre di San Macario. A destra la torre spagnola del XVI secolo del Cortellazzo. In vista della torre le rovine di Nora, antica città fenicia dell'VIII-IX secolo a.C. L'origine fenicia è stata però in gran parte cancellata dalla successiva dominazione romana. Il parco archeologico di Nora si trova sulla parte centrale di un istmo, lungo il quale ora ci spostiamo in direzione nord-nord-ovest. Una diga di sbarramento in blocchi di granito collega l'istmo di Nora con la penisola di Isfradis Minoris, formando una laguna. La laguna chiude l'insenatura nord-occidentale dell'istmo di Nora, raccogliendo così le acque del rio Orecanu. L'ambiente lagunare è un paradiso naturalistico per la flora e la fauna. In entrambi i lati della penisola, gli antichi abitanti di Nora ricavavano l'arenite con cui costruivano le loro abitazioni. Nella penisola è presente un centro per l'educazione ambientale. Qui si opera anche per il recupero di cetacei e tartarughe. Nel punto di congiunzione tra la diga artificiale e la penisola Isfradis Minoris c'è un rinomato ristorante. Vini di qualità e alta cucina sarda. Le taluzas servite con il gambero e i semi di pomodoro, una bisque alla base. Questi culurgione sono dei ravioli tradizionali ripieni di pecorino, patate, menta e serviti col cannolicchi. Questo è un filetto di orata servito con il mais d'oggi di Serramanna, purè di mais e questo jus che è una riduzione del fumetto di pesce. Questo goulash di mugine con una spuma di patata, una salsa al canonau e le gocce verdi sono olio di prezzemolo. Cala Cipolla, 27 km a sud-ovest dell'Antana Resort. Sabbia dorata e fine, immersa in una natura solitaria e selvaggia, la più piccola e suggestiva tra le spiagge della costa sud-occidentale nell'area di Chia. Una piscina naturale, con acqua bassa e sicura per i bambini, delimitata da due promontori di granito rosa. E dietro la spiaggia un grazioso boschetto di pini e ginepri. Dalla spiaggia una stradina sale su per un promontorio in cima al quale vi è un faro che separa il golfo di Teulada da quello di Cagliari. È il faro di Capo Spartivento,
dove si può vivere l'esperienza di una magica notte sospesi tra il mare e le stelle con un'accoglienza di alto livello. Muovendoci verso nord-est, lungo un breve sentiero, la sabbia cambia colore e diventa più chiara, come color crema. Ci troviamo su dune alte anche 20 metri. Poi, scendendo verso il mare, su Giudeu, la più bella tra le belle spiagge di Chia. Su Giudeu è l'isolotto poco distante dalla riva dove è presente il polpo. L'isolotto ha dato il nome alla spiaggia. Al tramonto, una spiaggia da sogno. E dietro di noi uno stagno lunare. Abbiamo il pane e i cereali, la focaccia integrale all'acqua di riso venere con il pomodoro e i crackers con curry, sesamo e origano. Questo è il nostro vino e il renoso bianco delle tenute Dettori. Questo è uno spaghetto aglio e olio con il gelato allo sfoglio che lo chef consiglia di amalgamare per formare una crema. Il maialino con una cottura di 12 ore a bassa temperatura, la riduzione del maialino stesso e poi le misticanze con le mele cotte a sottovuoto. Cannolo scomposto, servito dalla crema di ricotta, le cialde croccanti con la cannella, i nostri canditi d'arancia e limone, la pesca, le fave di cacao e poi il piccolo germoglio. L'azzurro intenso, con sfumature di verde smeraldo delle sue acque, donano a Tueredda il look di una spiaggia caraibica. Mezzo chilometro di spiaggia tra Capo Spartivento e Capo Malfatano, c'è anche un isolotto facile da raggiungere. Una spiaggia ben attrezzata. Con alle spalle alture di granito rosa che proteggono dai venti. Dove lo trovate un mare con queste sfumature di colori? Alla spiaggia di Tueredda.